La funzione della videocamera a 360 gradi collega le videocamere anteriori e posteriori agli specchietti retrovisori esterni ai sensori ultrasuoni nel paraurti anteriore e posteriore per aiutare il conducente nelle manovre. Le videocamere mostrano diverse viste dell'ambiente circostante il veicolo sullo schermo centrale, mentre i sensori misurano la distanza tra il veicolo e un ostacolo, avvisando con un segnale acustico quando l'ostacolo si avvicina. Quando si innesta la retromarcia, la vista a 360 gradi viene visualizzata automaticamente sullo schermo centrale. È quindi possibile vedere la vista da retro del veicolo, nonché la vista aerea. Se si passa rapidamente dalla retromarcia alla marcia avanti, la vista visualizzata cambia. È quindi possibile vedere la vista dalla parte anteriore del veicolo, nonché la vista aerea. In marcia avanti è possibile accendere la videocamera a 360 gradi anche manualmente. A veicolo fermo, passare alla sezione Veicolo sullo schermo multimediale di OpenRLink e selezionare Videocamera a 360 gradi. A seconda delle impostazioni personalizzate, è possibile attivare questa funzione anche con il pulsante Preferiti sul volante. La funzione si disattiva automaticamente quando si viaggia a una velocità superiore a 10 km orari. Quando la funzione è attiva, è possibile scegliere la vista da visualizzare selezionandola direttamente sullo schermo centrale. Migliorare la visuale premendo qui per la vista della parte anteriore o posteriore del veicolo. La vista cambia quando si gira il volante. Si ottiene anche la vista aerea, che mostra una vista a 360 gradi del veicolo dall'alto. Le immagini trasmesse dalla parte anteriore e posteriore del veicolo hanno linee di scala fisse e mobili. Le linee della scala fissa sono in tre colori e indicano le distanze dal paraurti. Il verde indica una distanza di circa 1,5 metri. Il giallo circa 70 cm. E il rosso 30 cm. Quando si raggiunge la zona rossa, utilizzare l'immagine del paraurti per un parcheggio di precisione. Le linee blu della scala mobile mostrano la traiettoria del veicolo e cambiano mentre si gira il volante. La linea della scala del rimorchio mostra la traiettoria del gancio di traino del veicolo. La linea dipende dall'angolo del volante. Ciò consente di avvicinarsi il più possibile al giunto del rimorchio. Premere qui per ottenere una vista panoramica anteriore e posteriore. Premere qui per ottenere una combinazione di visuale aerea del veicolo e due viste laterali. Utilizzare questo tasto per accedere alla vista 3D del veicolo nelle sue vicinanze. È possibile visualizzare l'ambiente circostante facendo scorrere il dito sul touchscreen per spostarsi all'interno del veicolo. È possibile visualizzare una vista trailer sullo schermo multimediale quando si è in marcia avanti. Per attivarla durante il traino di un rimorchio, passare alla sezione Veicolo dello schermo multimediale di OpenRLink e selezionare il menu Videocamera a 360 gradi. Apparirà quindi per circa 30 secondi una vista dell'ambiente circostante sul retro. La videocamera a 360 gradi è inoltre dotata di una funzione di zoom automatico. Tale funzione si attiva automaticamente se i sensori e ultrasuoni rilevano un ostacolo e passano dalla visualizzazione corrente a quella che mostra l'ostacolo.
Se viene rilevato un ostacolo, sullo schermo centrale viene visualizzato un pop-up che lo mostra. Premere questa icona per visualizzare l'immagine a schermo intero. Quando il sistema di assistenza al parcheggio è attivo, è possibile vedere la vicinanza di eventuali ostacoli intorno al veicolo. È possibile premere questa icona per regolare alcune impostazioni della videocamera a 360 gradi. Utilizzare questo tasto per attivare o disattivare la visualizzazione della linea della scala fissa e mobile. Premere qui per attivare o disattivare la visualizzazione della linea della scala del rimorchio. Quest'ultimo tasto attiva o disattiva lo zoom automatico. Far scorrere il dito sulle barre delle impostazioni per regolare la luminosità, il contrasto e i colori dell'immagine. Tenere presente che questa funzione è un ausilio alla guida che non deve comunque sostituire la vigilanza del conducente. Dato che la camera non fornisce una visione completa dell'ambiente circostante, prestare sempre attenzione ed esercitare la massima cautela in modo da effettuare le manovre nelle migliori condizioni possibili.